Ma se Giovanni della Croce ha scritto quella grande opera, La salita al Monte Carmelo, come si fa a parlare che la vita spirituale è un discendere? È un'obiezione che ancora una volta qualche nostro telespettatore ci ha fatto, ma un'obiezione intelligente, un'obiezione per la quale noi dobbiamo semplicemente ringraziare. Appunto, Giovanni della Croce racconta in questo suo capolavoro spirituale, la salita al Monte Carmelo, insieme per esempio all'imitazione di Cristo, insieme agli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, insieme ai testi di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, sono tuttora oggi le colonne della spiritualità di un tempo. Bene, Giovanni della Croce ci dice appunto perché per salire al monte, cioè a Gesù, al Monte Carmelo, al monte, bisogna scendere nella notte del proprio spirito. E lui parla, definisce, vive l'esperienza della notte dello spirito. Tu devi scendere negli inferi per poter salire. Questo è il discorso. Chiaramente il titolo chiama, o meglio, richiama l'obiettivo, richiama la finalità. Ma tu sali, e questo lo si vede bene in quest'opera di Giovanni della Croce, tu sali scendendo negli inferi di te stesso. Tu sali scendendo e toccando i piccoli o i grandi farisei che ognuno di noi ha nel proprio cuore. Quindi tu devi scendere nel buio, nell'abbassamento, e lì, quando tu sei sceso, non resta altro che gridare dall'abisso, gridare dall'abisso dei tuoi inferi, e solo così proverai la consolazione, la gioia, l'amore, la forza che il Signore ti dona potendoti rialzare. Le prove vere che vengono da Dio sembrano quelle che appunto ti umiliano, ma sono quelle vere e autentiche, se vogliamo vivere allo stesso modo di Gesù, che si è spogliato tutto di se stesso ed è morto sulla croce per ciascuno di noi. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.